Senta, la mafia con il metodo dei dossier falsi ha qualche rapporto? C'è una comunanza anche tecnica secondo lei o non c'è mai stata? C'è anche la mafia, ne ha il discredito, dossier falsi, ne ha mai fabbricati? Io questo non lo so, ma le dico una cosa, che nei servizi segreti ancora c'è qualche presenza che è indagata per fatti gravissimi, io dico ancora in servizio, nei servizi segreti, mi scusi, diciamo il quasi volontario bisticcio di parole, Certo. che ha indagini pesantissime in materia di mafia e non è stato ancora allontanato. Questo è gravissimo e glielo sospettavo pur non sapendolo. Questo è molto grave perché questi soggetti indagati ce ne sono e ce ne saranno anche non indagati che però magari hanno rapporti, testimonia che ci possono essere diramazioni con la delinquenza che quindi può avere una funzione in tutto questo fango, è corretto? Sarò ancora più preciso, c'è un alto funzionario dei servizi segreti indagato per la strage di via D'Amelio, cioè per strage, non strage colposa perché ha provocato per esempio un incidente ferroviario, ma per la strage di via D'Amelio che è ancora in servizio nella nostra intelligence. Io ho chiesto che il governo si assuma la propria responsabilità e in attesa, speriamo, di un proscioglimento, credo che questo non è ammissibile. Pensi se negli Stati Uniti d'America si scoprisse che un personaggio dei servizi segreti fosse in qualche modo, diciamo, sospettato, indagato di un coinvolgimento nella vicenda terroristica delle Torri Gemelle, se potesse stare anche per un minuto dentro la struttura dei servizi di intelligence. Questa sovrapposizione con la delinquenza, ripeto la mia domanda, non parlo di questa persona singola, parliamo di contaminazioni col mondo della delinquenza, poi appunto fa dei servizi segreti, poi di fatto un antistato, è corretto? È corretto, peraltro noi senza avere nessun atteggiamento, come dire, ad persona, ma perché anche chi si trova in una condizione di Certo. grave difficoltà, io non faccio mai un'aggressione, ma ricordiamoci che è stato condannato per mafia l'ex numero 3 del SISDE Bruno Concada, quindi poi attenzione, queste connessioni nella storia della nostra Repubblica ci sono sempre state. Senta, questi mafiosi nei servizi segreti poi agiscono, non è che stanno con le mani in mano, giusto? Tenga conto che siamo, come dire, in una zona d'ombra in cui non conosciamo tutto, però anche le grandi stragi di mafia, la magistratura ha sempre indagato e anche in atto sta indagando, compresa la procura di Caltanissetta, lei ha visto dichiarazioni tutte da verificare, di Spadanza, di Sì, Ciancimini, sì, eccetera. sì, sì, sì. Però queste presenze ricorrono sempre, spetta alla magistratura fare luce Certo, e noi certo. dobbiamo avere fiducia nella magistratura. Senta, oltre Fini adesso sta passando questo brutto quarto d'ora. Genchi mi ha detto, non è finita, ce ne sarà anche per Tremonti. Non so, questo io non so perché faccio il Non politico. fa il mago. Non posso guardare nella sfera di cristallo, ognuno poi risponde alle affermazioni che fa. Senta, una nuova fase stragista. Adesso senza fare dell'allarmismo inutile, però dobbiamo anche analizzare i fatti. Una nuova fase di bombe, Grasso aveva detto della mafia, poi altri hanno detto non della mafia, una nuova fase della tensione. C'è qualche segnale? Ma direi più di tensione politica, mi Ok. auguro che quei momenti non passeremo più e io credo che comunque anche le nostre forze dell'ordine, la magistratura, gli stessi servizi di informazione e sicurezza, intendo quelli ordinari, i vertici, le persone che ne dirigono, che certamente sono fedeli alla Repubblica,
sapranno, come dire, proteggere tutti noi e proteggere la comunità nazionale. Senta, qualcuno, lei si aspetta che vi offriranno dei soldi pur di tradire Fini? Non dico Berlusconi, anche qualcun altro. Quindi ripeto la domanda, non dico Berlusconi, anche qualche altro soggetto che pur di indebolire Fini vi offre qualsiasi cosa, donne, soldi, trans. Veniamo da un'antica storia politica, diciamo che questo tipo di possibilità di corruzione, diciamo, da noi non possono fare assolutamente breccia. Okay. Comunque io non ne ho nessuna percezione. Non ci sono state offerte di denaro. Senta, a dicembre c'è un momento molto importante dell'anno, lei lo sa, ci sarà il giudizio sulla compatibilità del lodo Alfano con la nostra legge fondamentale. Sarà un momento molto delicato della nostra storia, e le formulo la domanda così. Secondo me, datela anche la vostra lealtà nel centrodestra, perché poi alla fine avete votato quasi tutto, cioè non vedo poi, cioè sono più stati dibattiti di politica che poi, no, perché non vi ho visti poi contro il governo o di sinistra o cose di questo genere. Data la vostra lealtà e la vostra correttezza politica, però a dicembre ci sarà questo momento molto importante. Non conviene forse a Berlusconi che ricompatti il centrodestra anche in vista di quella sentenza che, insomma, se dovesse essere negativa, per lui lo esporrebbe, quella sì, a processi reali e non su appartamenti o cucine. Non so se mi sono spiegato nella domanda, cioè alla fine gli conviene quasi avervi con lui, considerato anche quel momento. Ma guardi, sulla, diciamo, su quella legge deciderà, cioè sul legittimo impedimento, sì, deciderà la Corte Costituzionale, esatto, che noi rispettiamo come altissimo organo di garanzia, e quindi vedremo come si esprimerà. In ogni caso ne rispetteremo la decisione. Per il resto lei ha detto una cosa, diciamo, molto vera, partendo dal presupposto negli anni scorsi che nei confronti di Berlusconi ci fosse un certo accanimento giudiziario, o almeno il sospetto di un accanimento giudiziario. Noi abbiamo sempre, ci siamo comportati nei confronti del Presidente del Consiglio sempre con grandissima lealtà. Ne siamo stati mal ripagati, noi e soprattutto il Presidente. Sì, però la mia considerazione è un'altra. Premesso che davo per scontato il vostro rispetto per la sentenza, la questione è un'altra. Sia sul piano internazionale che sul piano nazionale, se la sentenza dovesse essere negativa, lei può immaginare l'impatto che avrà, perché le cucine di Fini, vabbè, siamo sempre nell'ambito della ho l'impressione che abbiano sbagliato anche cucina, ma questo non sì, le presunte cucine di Fini, ma qui parliamo di processi che potrebbero riaprirsi. A questo punto, fare una crisi di governo con questa sentenza che pende sul capo del Premier, che lei può immaginare a livello internazionale che effetti può avere qualora fosse negativa. Scusi, ripeto, al governo conviene in una fase così essere in carica e agire piuttosto che precipitare il paese in una crisi con in più questa spada di Damocle, dico una banalità, però non è tanto una banalità, o sì? No, non è una banalità, ma questo sono, come dire, una domanda che dovrebbe essere posta direttamente al Presidente Berlusconi. Cioè, quindi vedere lui nell'ambito di questa strategia sono le sue, ma io non so quali valutazioni, se ci sono stati cattivi consiglieri, in base a quali ragionamenti è arrivato per in qualche modo alzare il livello dello sport. Allora